Grazie a tutti di essere presenti. Diamo inizio ai nostri lavori. Ci sono i cavallerini che aiutano. Comunque, abbiamo pensato di fare un po' di turnover qui alla presidenza. Diciamo, le prime tre relazioni sono di Aldo Cursano, Tina Napoli e del sottoscritto. Poi magari Tina Napoli ed io scendiamo, lasciamo Cursano a presiedere la seconda parte, che vedrà gli interventi che sono previsti nel programma. Io devo quasi certamente il viceministro Nencini non ce la farà a essere con noi, perché è praticamente fisso a Palazzo Chigi, quindi non so se riesce. Voi sapete che dopo che si è dimesso il ministro delle infrastrutture e trasporti, l'interim è stato assunto temporaneamente dal Presidente del Consiglio, il quale naturalmente va coadiuvato probabilmente, insomma. Però siccome il confronto col governo è per noi molto importante, sono rimasto d'accordo col Vice Ministro che, se non ce la dovesse fare, come probabile, a venire qui, una delegazione delle organizzazioni che hanno indetto questa iniziativa farà un incontro con lui per discutere, diciamo, di quello che sarà stato presentato, di quello che sarà emerso al nostro convegno. Questo toglie diciamo, alla platea il gusto di sentire in diretta quello che dirà il viceministro, però insomma, meglio di così non potevamo fare. Invece il senatore Esposito dovrebbe essere confermato, speriamo che non ci siano incagli. Prima di dare la parola ad Aldo Cursano per la prima degli interventi, volevo dare lettura di un messaggio del dottor Francesco Rivolta, direttore generale di Confcommercio. Confcommercio è tra le organizzazioni che hanno indetto, diciamo, questo convegno. Rivolta non poteva essere presente al nostro convegno, infatti fin dall'inizio non l'abbiamo potuto inserire nel programma, però ci manda questo messaggio, questo indirizzo di saluto. Caro Presidente, ti ringrazio innanzitutto dell'invito. Mi rincresce molto di non poter essere presente a questo evento, promosso anche dalla Confederazione, che ancora una volta riporta al centro dell'attenzione il sistema di buoni pasto, tema di notevole interesse ed attualità. Ho ancora vivo il ricordo del convegno dello scorso 10 settembre, che ha aperto la strada alle importanti novità legislative contenute nella legge di stabilità per il 2015, e con cui è stato disciplinato l'aumento del tetto defiscalizzato dei buoni pasto elettronici da 5,29 a 7 euro. Questa è stata una prima vittoria e il risultato raggiunto è un segno evidente che il tema è sentito e seguito dalle istituzioni. Ora si presentano nuove sfide, come l'attuale processo di recepimento delle direttive appalti dell'Unione Europea, che aprono lo scenario ad un possibile rinnovamento della disciplina delle gare relative al servizio sostitutivo di mensa, con l'auspicio che diventino più sostenibili per tutta la filiera, tema centrale della discussione odierna. La strada da percorrere è appena iniziata e colgo l'occasione per confermarti l'appoggio e il sostegno della Confederazione all'associazione che presiedi, ma penso a tutti noi, già dimostrato durante l'audizione al Senato sul tema degli appalti. Augurati il miglior successo all'iniziativa, i migliori saluti a tutti noi. Io darei la parola a questo punto ad Aldo Cursano. Grazie Franco. Beh, entrando io mi chiedevo se questa grande bellezza, se fosse stata realizzata ai suoi tempi con questo codice degli appalti, se avessimo avuto questa qualità, se non ci fosse stata la solidità dei committenti, se sarebbe potuto essere realizzata. Probabilmente ci avrebbero fatto un intonaco e via, l'avrebbero sicuramente risparmiato, ma non avremmo lasciato traccia della nostra storia. Ringrazio innanzitutto il Presidente per l'impegno con cui, insomma, sta portando avanti questa unità di intenti. Ringrazio anche il Senatore che verrà e il Vice Ministro che ha comunque fortemente, insomma, stimolato, condiviso questo momento di riflessione. Lo ringraziamo, lo recupereremo in altri contesti, però è adeguatamente informato del contendere, delle riflessioni. E quindi, ancora una volta, serve a sottolineare l'importanza di un sistema virtuoso per il mercato del lavoro e per le politiche sociali, quelle del buono pasto. Dal punto di vista dei pubblici esercizi, quindi del mondo che io rappresento, il buono pasto è sicuramente un importante mezzo di incremento del fatturato degli operatori della somministrazione.
soprattutto per gli esercizi che si trovano in prossimità di uffici pubblici e privati, ma a causa di alcuni meccanismi riguardanti l'aggiudicazione delle gare, il sistema sta subendo una degenerazione che sta diventando sempre più insostenibile. Questo malessere diffuso, seppur a macchia di leopardo, non tutti i committenti e non tutti gli emettitori si comportano allo stesso modo, fortunatamente. È la conseguenza di gare sempre più spesso aggiudicate con offerte che economicamente sono in fortissima perdita nel rapporto esercente-emettitore. Purtroppo, proprio in apertura di questo appuntamento, vorrei attirare la vostra attenzione su questo rapporto. In buona sostanza, le società emettitrici più aggressive offrono al committente, e in particolar modo quello pubblico, sconti altissimi a fronte di commissioni nominalmente basse agli esercenti e si trovano a vincere la gara con offerta in perdita anche di svariati milioni di euro. E quindi, come dire, qualcuno offre e qualcun altro invece paga. Per rientrare dalla perdita descritta, ricorrono quindi ai cosiddetti servizi aggiuntivi, che vengono pagati dall'esercente con maggiorazioni sulla commissione determinata in sede di gara e che, pur avendo un punteggio irrisorio in valutazione, nell'ultima Consip 2 punti a fronte di 36 dell'offerta economica, di fatto trasferiscono l'insostenibilità all'ultimo anello della filiera, quello che deve mettere in essere fisicamente il servizio e alimentare il lavoratore, quindi gli esercenti. L'accettazione dovrebbe essere facoltativa da parte dell'esercente. In realtà però la stragrande maggioranza degli esercizi non possono fare a meno delle entrate derivanti del buono pasto, poiché magari situati nelle vicinanze di uffici pubblici ed aziende, e si trovano costretti ad accettare la maggiorazione delle commissioni prevista per i servizi aggiuntivi. Quindi, di fatto, si opera in regime di monopolio e si impone condizioni assolutamente insostenibili, quindi o bere o affogare, però comunque sia, accettando o non accettando, si affoga lo stesso. In questo disastro assistiamo ad esempi di gara che, con criteri di attribuzione dei punteggi, assicurano ad un equilibrato contemperamento degli interessi e non si basano soltanto sulla massimizzazione dello sconto per il committente. Nei casi più importanti, anche più imponenti da un punto di vista del volume di emissione, anche le offerte economicamente più vantaggiose si tramutano nei fatti in gare al massimo ribasso. Abbiamo riscontrato però anche dei casi di eccellenza. Devo mettermi gli occhiali. Serie responsabili ed eque verso tutta la filiera sono ad esempio le gare che adottano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quindi non solo sul prezzo ma anche sulla qualità. E per l'attribuzione dello sconto sulla base d'asta applicano una forma di media aritmetica delle offerte che impedisce quindi il crearsi di forbici troppo ampie. Sono gare virtuose anche quelle che danno un tetto, oltre il ribasso che si può offrire al cliente, anche alla commissione a carico dell'esercente, per cui non vi è una convenienza dell'emettitore a massimizzare in basso l'importo a tale commissione, aprendo la strada ad offerte in perdita, che poi vanno recuperate sull'esercente, nonché quelle che prevedono controlli a tappeto in fase di esecuzione e erogazione del servizio, e quelle in cui si attribuisce un punteggio adeguato al progetto tecnico dell'offerta. Molte gare, una significativa maggioranza, sono da considerarsi pessime e già per come sono concepite hanno un destino segnato: lo sconto economicamente insostenibile, certo,
il ribaltamento sui pubblici esercizi della perdita economica che altrimenti l'emettitore vincitore subirebbe altrettanto certo e in altre parole con il massimo ribasso. Ecco alcuni esempi di gare che di questo tipo, di cui committenti, non facciamo qui i nomi per carità di patria, ma che sono oggettivi e reali. 4 milioni di euro di valore e 36 mesi di durata, bandita esplicitamente al massimo ribasso. Né un presunto piccolo importo, né una breve durata giustificano queste condizioni. Quell'ente persegue egoisticamente soltanto il proprio interesse di spendere review, dimenticandosi che a fronte di una protesta dei pubblici esercizi al dipendente rimarrebbe in mano carta straccia. Nella stessa gara il committente ha stabilito nel bando che la commissione a carico dell'esercente non possa superare il 15%. Chiaro che gli emettitori, volendo vincere la gara, saranno costretti tutti ad offrire il massimo possibile di ribasso e quindi il 15% massimo di commissione a carico dell'esercente. Quest'altro esempio, 144 milioni di euro, durata triennale, in lotto unico, che mette a confronto gli sconti e non i prezzi. In tal modo, anche con differente dello 0,00, il ribasso più forte in percentuale acquisterà il massimo del punteggio e gli altri non in proporzione. Per cui ciò determinerà la spinta a fare il massimo ribasso possibile per conseguire la palma di maggior ribasso. Altrettanto scontato che l'aggiudicazione con un massimo ribasso insostenibile che si determinerà, si ribalterà sugli esercenti e sui lavoratori. Il 15% sul valore nominale vuol dire svalutare già a monte il valore del buono, valore contrattualmente condiviso. Il problema non riguarda peraltro solo le gare bandite da committenti pubblici. Si assiste con preoccupazione al fatto che ormai anche molti grandi clienti privati, ad esempio i gruppi bancari, si comportano allo stesso modo e persino peggio di molte committenze pubbliche e che il loro comportamento sta portando ormai a ribassi che sfiorano il 20%. Livello chiaramente non sostenibile economicamente che non può ripercuotersi sulle commissioni pagate degli esercenti. E quindi che si fa? Si dà solo pasta al burro? O un goccino di pomodoro? Oppure si toglie la fettina di prosciutto dal panino? Alimentiamo così, se questo è il valore sociale che diamo al buono. Il fatto è tanto più grave in quanto la committenza privata non è obbligata alle procedure e ai formalismi delle committenze pubbliche e tanto più quindi potrebbe, assumendo un'ottica da impresa socialmente responsabile, scegliere liberamente e insindacabilmente a favore di offerte sostenibili. FIPE ha accolto l'entrata in vigore dell'aumento della detassazione del buono pasto elettronico a 7 euro con grande soddisfazione e insieme agli amici anche oggi presenti si è fatta promotrice del convegno dello scorso 10 settembre in questa giusta e importante modifica normativa. Modifica che si è resa necessaria ed esprimiamo il nostro applauso al governo per il sostegno al settore per rendere fruibile ancora e meglio ai lavoratori il loro sacrosanto diritto al pasto. E proprio per salvaguardare il loro diritto ed essenziale che nelle gare sia previsto, e ci auguriamo anche per via normativa, la salvaguardia del valore facciale del buono. È impensabile che a base d'asta a volte sia calcolata su un valore già inferiore al valore facciale, che va a deprimento del lavoratore e dell'esercente in primis, scaricando ancora una volta la volontà di avere dei forti, fortissimi ribassi sugli esercenti a scapito della qualità e di una corretta responsabilità sociale della filiera. Negli ultimi anni abbiamo contestato come federazione di fronte alle autorità in un modo forte, contestazione giudiziaria, con
di fronte alle autorità giudiziarie e non diverse gare, purtroppo senza i risultati sperati. La FIPE, quindi la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, è ben consapevole che l'occasione che si presenta ora di poter ridisegnare la disciplina normativa del settore, contribuendo a renderla più equa e sostenibile per tutta la filiera, è certamente da non perdere per ridare al buono pasto il valore che merita. Quindi grazie a tutti e buona discussione. Allora, Tina Napoli, Cittadinanza Attiva, ringrazio anch'io i colleghi comunque di ANSEB, FIPE, Franco Tumino e Aldo Cursano per averci dato questa ulteriore possibilità per affrontare comunque questo tema, per cui cercherò di portare l'esperienza e la testimonianza del lavoro che facciamo comunque come Cittadinanza Attiva, cercando di rappresentare anche le altre associazioni con le quali ormai 2 anni fa abbiamo firmato comunque, mi sento di dire, un faticoso ma ambizioso comunque protocollo d'intesa. Faticoso perché per la prima volta abbiamo affrontato questo, il tema comunque del buono pasto dal punto di vista non della tutela dei diritti dei lavoratori ma della tutela dei diritti dei consumatori, per cui diciamo un terreno nuovo di confronto, di approfondimento per noi. Un terreno dove ci sono già altre realtà come quella quelle sindacali, per cui con il rischio di inserirci diciamo in un conflitto di rappresentanza. È ambizioso perché ormai da 2 anni stiamo lavorando insieme su alcuni fronti, su alcune comunque battaglie. Già il convegno del 10 settembre, l'attività che abbiamo fatto insieme, hanno portato già comunque dei risultati. Adesso chiaramente, siccome siamo ambiziosi, vogliamo alzare comunque il livello della nostra proposta, lo vogliamo alzare noi come associazione dei consumatori e noi comunque come firmatari del protocollo, diciamo, avendo trovato, e qui mi sento di dire con estrema diciamo facilità, un terreno comune d'incontro su alcuni comunque, prima citava Cursano, ne parlavamo prima, innanzitutto su alcuni valori, il valore comunque del lavoro e la ricaduta che ha dopo sui fruitori finali, per cui ecco, è un ringraziamento e questa è una seconda tappa. Per cui ho presentato quello che è stato il protocollo, le associazioni e un'ulteriore comunque sottolineatura. Innanzitutto da questa attività insieme noi pensiamo che realmente si possa aprire diciamo un percorso di conoscenza, di approfondimento, di un terreno di battaglie comuni, un tempo forse si chiamavano avanguardie, proprio sul tema dei diritti dei consumatori e il tema dei diritti dei lavoratori. Nel momento in cui, e quello del buono pasto è stato comunque il primo fronte su cui noi lo abbiamo affrontato, sarebbe interessante comunque pensare diciamo uno studio, una ricerca comunque con qualche università. Questo almeno è una suggestione importante, perché in un momento di grande crisi dei corpi intermedi, in cui si riflette molto sul tema della rappresentanza, e noi stesse come associazioni di consumatori abbiamo la consapevolezza che non bastiamo a noi stessi e che dobbiamo ridisegnare il nostro ruolo e che ci sono comunque dei confini, dei territori comunque di confine con altre realtà, questo è estremamente, diciamo, è uno dei terreni comunque più sfidanti. E in questo contesto dov'è il punto comunque di caduta? Il punto di caduta, e io mi sento di dire, rappresentando un'associazione di consumatori, un punto diciamo di innovazione anche qualitativa, è quello proprio nella qualità del servizio che viene offerto, per cui non limitarsi diciamo più esclusivamente a trattare il tema comunque dell'alimentazione, del buono pasto, cioè non trattare più il tema del buono pasto ma il tema dell'alimentazione comunque in pausa pranzo, come non più comunque un adempimento contrattuale ma come proprio un valore nella vita lavorativa comunque di una persona. Quello che prima, l'esempio che faceva prima Aldo Cursano, è estremamente comunque calzante. Legare comunque al massimo ribasso
hanno una forte incidenza chiaramente sugli esercenti, su ANSEB, sulle le aziende associate ad ANSEB, a FIPE, ma hanno, e questa è la prima volta che lo diciamo e lo affrontiamo, una forte ricaduta sui consumatori, sui lavoratori comunque consumatori, che sono comunque costretti a offrire comunque di un cibo non sempre comunque di qualità, in quanto comunque l'esercizio commerciale è costretto ad andare comunque al massimo ribasso. Ha fatto l'esempio della fetta di prosciutto del sugo, cioè è costretto comunque a non lavorare più comunque sulla qualità, e questo ha delle ricadute sulla salute comunque dei cittadini. Pensiamo comunque quanto su altri fronti si lavora sul tema della prevenzione all'obesità, della prevenzione comunque alla salute, quanta attenzione c'è sul tema comunque dell'alimentazione. Fra un paio di mesi si aprirà comunque Expo, dove l'alimentazione, cioè avremo interi mesi dedicati comunque a questo. È un trend che comunque dura da anni, e anche noi come associazioni di consumatori rispondiamo, almeno ogni 2 mesi, a delle consultazioni della Commissione europea sulla trasparenza dell'etichettatura alimentare, o a delle consultazioni del Ministero comunque della Salute per rappresentare i dati di nostre ricerche sulle abitudini dei consumatori che hanno delle patologie o meno. Per cui c'è un'attenzione altissima comunque su questo. Invece consideriamo comunque il tema comunque della pausa a pranzo, e in questo caso diciamo del buono pasto, della pausa a pranzo nei luoghi di lavoro, come comunque marginale dal dibattito, anche dove soprattutto nei grandi agglomerati urbani la metà, diciamo buona parte, una percentuale, c'era uno studio che comunque avevo trovato, non italiano, non ricordo bene la percentuale, più del 40% di quello che si assume comunque nella giornata è fuori comunque da casa e nei luoghi comunque esterni. Per cui è una contraddizione, ci ritroviamo a vivere, viviamo in una società piena comunque di contraddizioni, ma su questo tema ce n'è proprio tanta, per cui il nostro ruolo è proprio quello di sottolinearle comunque queste contraddizioni, di farle esplodere. Diciamo, tecnicamente Cursano ha spiegato l'insostenibilità economica comunque delle gare al massimo ribasso. Noi come associazioni di consumatori ci sentiamo di sottolineare la preoccupazione per la salute comunque dei cittadini, e anche per la difficoltà comunque nel poter scegliere nella maniera adeguata il luogo dove scegliere comunque di fare comunque pausa pranzo. Per cui è un tema, ecco, su cui diciamo che può sembrare molto tecnico, ma estremamente comunque sfidante, anche perché ci sono ricerche anche di istituti europei proprio dopo sulla produttività nei luoghi di lavoro. Comunque non è soltanto legato comunque al tema della salute. Un altro tema e qualche proposta. Tutto questo ha l'impatto sul tema della salute. Un secondo fronte che associazioni come la nostra stanno affrontando è proprio quello del tema della trasparenza, in primis delle pubbliche amministrazioni. Noi come associazioni di consumatori abbiamo studiato, letto con attenzione e stiamo diffondendo la legge, la 3.3 del 2013, che prevede comunque l'accesso civico e disciplina gli obblighi di pubblicità e di coinvolgimento comunque degli utenti per le pubbliche amministrazioni. Ecco, può sembrare un tema fuorviante, diciamo non strettamente correlato, ma per noi è molto fortemente correlato, perché ci dà un ruolo, dà alle associazioni dei consumatori e ai cittadini, dà un ruolo comunque ben preciso, quello comunque di essere coinvolto e in qualche modo di stimolare le pubbliche amministrazioni. Per cui anche le pubbliche amministrazioni che indicano comunque una gara di appalto per la ristorazione dei propri lavoratori, comunque di fornire tutte le specifiche comunque di pubblicità. Un sistema trasparente è un sistema a garanzia comunque dei consumatori. Ci sono altri ambiti su cui probabilmente l'attenzione è molto più forte, ma su questo abbiamo degli strumenti, utilizziamoli noi come associazione, in qualche caso in qualche città.
ripeto, non su questo, ma sarà nostra cura fare un salto di qualità e farlo anche su questo fronte. L'abbiamo comunque sperimentato, comunque l'accesso civico, il Comune di Roma, un network di associazioni l'ha fatto comunque sul tema della mobilità e si sta aspettando le risposte dell'amministrazione, per cui conoscere anche quali norme sono comunque in qualche modo da stimolo che possono in maniera anche parallela innescare comunque un meccanismo di trasparenza per noi è estremamente comunque importante e strategico, è il ruolo che comunque possiamo svolgere, ecco, possiamo essere di supporto anche con questo. E il recepimento della direttiva europea, associazioni di consumatori, ancora immagino fra qualche mese inizierà tutto il percorso delle audizioni, si ascolterà comunque tutti gli stakeholder. E lo dico qui, di fronte alle istituzioni, noi come associazioni chiediamo comunque di essere ascoltati, arriveremo sicuramente con le nostre proposte, cittadinanza attiva. E qui un po' più forse delle altre, da anni, parlo da un decennio almeno, ha formulato in vano proposte per rivedere comunque la normativa e per inserire comunque nei capitolati di appalto, nel rinnovo dei capitolati di appalto, come indicatore il punto di vista comunque dei cittadini consumatori. Anche in questo caso questo può essere proprio un'alleanza per chi vuole stare comunque sul mercato in maniera trasparente, per chi vuole innescare comunque un circuito virtuoso. Per cui dico soltanto quello che è il nostro ruolo, non entro nella dissertazione giuridica sia perché non sono preparata sia perché aspettiamo di avere della documentazione, lo faremo comunque studiare dei nostri legali, però quello è proprio una proposta politica che noi facciamo da anni. Adesso c'è l'appuntamento del recepimento della direttiva e anche questo è un'occasione che chiediamo alle istituzioni di non sprecare comunque, di non rendere vana, ma di aver coraggio e in qualche modo costringere ad un'assunzione di responsabilità le associazioni di consumatori, le associazioni di cittadini, perché questo vuol dire innalzare comunque anche il livello di questi corpi intermedi, di queste associazioni di rappresentanza, perché formulare comunque un proprio punto di vista, fare delle analisi, un monitoraggio comunque della qualità di un servizio vuol dire comunque innalzare il livello delle professionalità. E allora ce lo chiede l'Europa, ce lo chiede una società complessa, ce lo chiede comunque un senso di responsabilità, chiediamo un coraggio alle istituzioni e noi come associazioni siamo in qualche modo costretti a lavorare, a essere comunque ancora più incisivi, non fermarci soltanto alla lamentela, al reclamo, ma inserirci comunque nei processi di governance di alcuni servizi, per cui anche in questo caso possiamo essere comunque alleati proprio per far sì che venga considerata la qualità comunque un bene comune per l'intero comunque settore, per cui abolire le gare al massimo ribasso e favorire comunque le aziende sane, le aziende che hanno un'attenzione comunque al consumatore e perché no delle aziende che accanto, diciamo, degli esercizi commerciali, che accanto comunque all'offerta gastronomica possano anche comunque investire in un'ottica di responsabilità sociale d'impresa, in un'ottica di attenzione al consumatore, anche in informazioni aggiuntive sui valori nutrizionali, comunque sulla qualità, diciamo, sulla denominazione dei prodotti, sull'origine comunque dei prodotti. Ripeto, lo chiediamo, l'abbiamo chiesto, l'Europa ci ha sollecitato comunque tanto su questo, lo chiediamo alle multinazionali che producono il cibo che abbiamo nelle nostre case o ai piccoli produttori, penso che sia comunque arrivato il momento di chiederlo anche nel momento in cui noi ci alimentiamo fuori casa, soprattutto nel momento comunque della pausa pranzo e nel luogo di lavoro in cui in qualche modo in molti casi si è obbligati comunque a consumare il pasto fuori casa. Per cui questa è una sfida per noi come consumatori e ancora di più comunque è una sfida per l'intero sistema, per cui ecco, dal nostro fronte, diciamo, la proposta è quella comunque sulle gare, di essere auditi per la direttiva, assolutamente per il ricepimento della direttiva, è quello di in qualche modo utilizzare tutti quelli che sono gli strumenti normativi che possono innescare comunque un circuito, un meccanismo virtuoso. Non ultimo,
quello di continuare ad informare e a costruire consapevolezza comunque nel consumatore sui propri diritti e sulla propria salute. Questo può essere il nostro ruolo, lo faremo nel contesto della nostra partnership ormai consolidata, lo faremo comunque in tutte le altre nostre attività, sperando comunque di farlo bene. Grazie. Dire che mi trovo scomodo, quindi preferisco mettere, le sedie sono bassine, io sono bassino. Allora anch'io vorrei unirmi ai ringraziamenti per tutti, per la presenza di voi tutti. Ho visto dall'elenco delle registrazioni che ci sono molti addetti ai lavori, quindi possiamo tenere anche un po' su un livello tecnico, diciamo, il nostro confronto. Le due relazioni che mi hanno preceduto hanno ben evidenziato, credo, come spesso le gare che vengono effettuate ed aggiudicate non tengono conto, non sembrano tener conto di due stakeholder che mi permettono di definire deboli, diciamo, della filiera, che sono i lavoratori beneficiari, rispetto ai quali la legge prescrive che il valore facciale del buono deve essere garantito, cioè se io ho un buono da 7 euro devo avere un potere d'acquisto effettivo di questi 7 euro corrispondente, e l'altro, cioè gli esercizi affiliati, bar, tavole calde, pizzerie, gastronomie dei supermercati, eccetera, che sono quelli che erano materialmente in servizio, noi ci sforziamo di non dimenticarcene mai, e che devono poter vedersi sottratte soltanto commissioni eque dal rimborso del buono pasto accettato. E aggiungerei, Tra i soggetti deboli, anche gli emettitori di buoni pasto più socialmente responsabili, cioè che non promuovono loro una competizione, diciamo, fatta di ribassi insostenibili, ma li subiscono e sono costretti a scegliere se perdere le gare oppure adeguarsi, insomma. E purtroppo stiamo constatando che, malgrado i tentativi, diciamo, che l'attuale ANAC e AVCP a suo tempo ha cercato di mettere, perché questa patologia di gare con ribassi economicamente, io direi, insostenibili, insomma, avviene da tempo, diciamo, e dobbiamo constatare che, malgrado questi paletti messi dalla AVCP, il trend di mercato, la leva competitiva continua a essere praticamente in modo sempre più prevalente quella, diciamo, di ribassi economici. E questo malgrado che la legislazione, nel nostro caso, dica che le gare vanno fatte preferibilmente con l'offerta economica più vantaggiosa, quindi col cosiddetto metodo prezzo-qualità e non solo sul prezzo, e malgrado che questa, devo dire, avvenga. Cioè, le gare vengono fatte prevalentemente col sistema prezzo-qualità. E tuttavia la competizione nella realtà avviene prevalentemente, esclusivamente sulla parte economica. Quindi, se questa è la situazione, questo è il trend in peggioramento, se abbiamo raccolto le grida di dolore, diciamo, della parte virtuosa della filiera o della parte debole e virtuosa della filiera, se vogliamo porre riparo, di che cosa dobbiamo occuparci? Diciamo? Dobbiamo occuparci di avanzare proposte che modifichino, diciamo, questa situazione, che possono provare a modificare questa situazione. Noi qua ne indichiamo 5. La prima, intanto, il settore che ha una disciplina normativa propria, che oggi è contenuta nell'articolo 285 del regolamento attuativo al codice dei contratti, il settore di buoni pasto, rischia un domani, dopo il recepimento delle direttive comunitarie, di non avercela più. Perché rischia di non avercela più? Perché la volontà politica, che ha sicuramente un fondamento, è di andare a un corpo molto più asciutto dell'attuale di norme, e quindi il legislatore, quando poi dovrà fare delle scelte, dovrà dire: questo lo disciplino, questo no. Ecco. Secondo noi sarebbe molto grave che il settore dei buoni pasto, che ha delle peculiarità che alla gran parte dei presenti o a tutti i presenti sono ben chiare, non ce l'avesse. Perché la politica o le istituzioni vogliono semplificare la normativa sugli appalti? Perché si è determinata la convinzione che molti degli scandali, anche recenti, dal Mose all'Expo, eccetera, insomma, che avvengono ripetutamente sugli appalti pubblici, derivano dalla enorme, diciamo, massa di norme che lascia spazi interpretativi, eccetera. Il caso di buoni pasto non è così.
cioè, siamo sforzati di dire da che cosa derivano i problemi patologici che noi vediamo. L'hanno detto le due relazioni precedenti, non c'è nessuno che io sappia che dice che nel settore di buoni pasto c'è troppa normativa e va ridotta. Semmai il problema è opposto, cioè che c'è una normativa insufficiente, per esempio il buono pasto elettronico che dal 1 luglio avremo, diciamo con un tetto a 7 euro, che quindi sta già conoscendo le intenzioni delle committenze, una crescita, non è regolamentato legislativamente. Insomma, la legislativa dice il buono pasto in forma elettronica. Se uno poi va a cercare nell'ordinamento giuridico del nostro paese il buono pasto, una definizione del buono pasto in forma elettronica, diciamo, non la trova. Ecco, tanto per fare un esempio. Poi noi speriamo che non ci siano contenziosi, che non ci siano incertezze giuridiche, c'è, però insomma è un dato di fatto, per fare un esempio minuscolo, ma molti altri se ne potrebbero fare. Quindi prima cosa, avere una disciplina normativa. E probabilmente noi diciamo, siccome 2/3 del mercato è privato e 1/3 pubblico, una disciplina normativa che non coincida con la normativa, esclusivamente con la normativa sugli appalti. Già oggi, se uno scorre questo articolo 285 del regolamento attuativo del codice dei contratti, che contiene la disciplina normativa del settore di buoni pasto, si legge i primi 6 commi, non riguardano gli appalti pubblici, riguardano il settore di buoni pasto in generale. Quindi la strada giusta, se c'è una razionalità giuridica che vogliamo, speriamo, perseguire, è quella di avere una normativa, diciamo, ad hoc, che disciplini il settore, e poi ci siano delle norme che riguardano gli appalti pubblici dei buoni pasto, come degli altri appalti pubblici, degli altri settori, nel codice nuovo dei contratti. Siccome si fa sempre esempio dalla Francia, io insomma, quasi tutti ve li conosco, ma in Francia come va? Ecco, in Francia c'è una normativa ad hoc che fa capo alla legislazione del lavoro, è inserita nel codice del diritto del lavoro. La seconda proposta. E funziona. Non so perché se ne parli così poco, dico anche tra gli addetti ai lavori, ma le nuove direttive appalti contengono una rilevantissima novità, che non è quello che si dice sempre, soltanto il privilegio che le direttive danno alle gare fatte col criterio prezzo-qualità rispetto a quello massimo e basso, ma la possibilità data agli Stati addirittura, tra virgolette, di escludere per determinati settori o per determinate tipologie di attività o per determinate tipologie di committenza, di escludere del tutto la gara di solo prezzo, cioè al massimo e basso. Articolo 62, secondo comma, ultimo capoverso della direttiva 24, e per quella che riguarda settori speciali, articolo 82. Oggi la normativa attuale, sempre articolo 285, dice che le gare per i buoni pasto devono essere fatte preferibilmente con il metodo prezzo-qualità, che adesso si chiama offerta economica più vantaggiosa, in futuro si chiamerà prezzo-qualità. E in questo caso sembra dire poco, ma dice il massimo che si poteva dire con la precedente, con la vigente direttiva che stanno per scadere. Perché le direttive attuali non consentivano di escludere del tutto nessun metodo di gara, quindi neanche il massimo e il basso, e non consentivano di vincolare le stazioni appaltanti a seguire un metodo di gara. Le nuove direttive, non a caso, perché il massimo e il basso ha prodotto guasti in Italia, ma per fortuna non sono in Italia, insomma, le nuove direttive vanno al di là, quindi offrono agli Stati la possibilità di privilegiare l'offerta con il metodo prezzo-qualità rispetto a quella massimo e basso, e gli danno addirittura la possibilità di escludere per determinati settori. Quindi noi riteniamo e proponiamo che sia un passo coerente con l'attuale assetto, non un miglioramento, ma semplicemente una coerenza con l'attuale assetto, che si faccia il massimo previsto dalle nuove direttive rispetto al massimo che si è potuto fare con le vecchie direttive. Quindi che si escluda normativamente la possibilità di fare le gare al massimo ribasso per il settore di buoni pasto. La terza, dicevo prima, la gran parte delle gare che vediamo concludersi con esiti patologici, cioè con ribassi economicamente insostenibili, sono paradossalmente gare fatte col criterio del prezzo-qualità, non sono gare al massimo ribasso. Come mai finiscono così? Perché in Italia, forse non so se è un difetto del nostro, fatta la legge, come mai noi ci abbiamo questo proverbio? Ci sarà una ragione. Fatta la legge, trovato l'inganno. Quindi moltissime stazioni appaltanti
che forse stazioni appaltanti, che forse ipocriticamente non hanno il coraggio di dire che fanno le gare a massimo ribasso, fanno in modo di farle col criterio prezzo qualità, ma di fare, fanno in modo che però che di fatto siano al massimo ribasso. Come si fanno queste, come si producono queste illusioni? Noi ne indichiamo 3-4 e pensiamo che il legislatore ci debba porre mano, cioè debba vietare determinate illusioni, insomma. Una, la diceva Cursano, è quella che gli addetti ai lavori chiamano sconto-sconto, formula sconto-sconto. Qui ci sono gli amici del sindacato, non è solo il Bonifasso, la famigerata formula dell'allegato P per gli addetti ai lavori del regolamento attuativo, cioè io attribuisco la distanza di punteggi, che so, tra la prima offerta e la seconda, non sulla distanza reale economica, ma sulla percentuale, per cui io faccio lo 0,1 di sconto, il secondo fa lo 0,2, la differenza di risparmio per il committente è 1 euro, però io piglio 30 punti e lui ne piglia 15. Quindi cosa produce questo? Quello che conta è il primo, cioè chi arriva primo in questa, al massimo ribasso, perché io che se arrivo secondo non prenderò punteggi in proporzione di quanto sono staccato realmente, ma di quanto sono staccato in percentuale. Quindi la gara è a fare il massimo di percentuale di sconto possibile, perché così si crea una voragine che non si recupera più con le differenze che si creano nella parte che riguarda invece la parte qualitativa dell'offerta. Queste formule andrebbero semplicemente vietate, sono chiaramente elusive, sono non proporzionali, però si può stare sempre, diciamo, davanti alla magistratura a fare ricorsi, e quindi bisogna che ci metta mano il legislatore. L'altro, sempre lo diceva anche qui Cursano, è quella del ribasso che il committente si applica lui direttamente, cioè anziché aspettare pazientemente di vedere se l'impresa fa il ribasso, ribassa direttamente lui. Quant'è il buonopasto? 8 euro? Devo somministrare 100 buonipasto, 8 euro per 100 farebbe 800, facciamo così, faccio una base d'asta di 600, quindi ho già fatto io il ribasso, quindi... Male che va, diciamo, ho già risparmiato 200, poi se l'impresa fa un altro ribasso, meglio ancora, insomma. Quindi, dice giustamente Fipe, noi condividiamo, la base d'asta non deve essere al di sotto del valore facciale dei buoni pasto. Terzo, una parte inadeguata, diciamo, data alla parte qualità. Cioè, magari faccio la gara prezzo-qualità, però do 70 punti al prezzo e 30 alla qualità. Oppure le gare Consip... 3 punti ai due servizi aggiuntivi che pongono altri profili, insomma, e 36, come diceva si è fatta friggere la Cursano. E per venire poi al problema clou, un'altra attività elusiva è quella di eludere non solo le gare a massimo ribasso, sono vietate nel nostro ordinamento, ma anche le gare in perdita nel pubblico, nel privato non sono vietate. Cioè io non posso aggiudicare, io stazione appaltante, a offerte che siano anomale, questo strano linguaggio vuol dire in perdita, cioè in cui i ricavi dell'impresa sono al di sotto dei costi che deve sopportare per produrre quell'attività, quel servizio. Per evitare di essere considerata anomala, è invalso l'uso da parte di molti emettitori, da parte di tutti gli emettitori, poi qualcuno, diciamo, lo usa in modo più massiccio o meno, per competere, di fare ribassi in cui sistematicamente, per poter vincere la gara, occorre presentare un ribasso che porta i ricavi che si ottengono dalle commissioni pagate dai punti vendita, che sono inferiori ai costi sopportati, e si recuperano attraverso la somministrazione di servizi aggiuntivi e l'incasso dei relativi corrispettivi ai punti vendita. Ora, noi, diciamo, la normativa attuale prevede che si dia un punteggio inversamente proporzionale all'offerta a secondo di quanto è la pretesa che l'emettitore, la percentuale pretesa dall'emettitore nei confronti del punto vendita. Faccio un esempio: se io nella mia offerta prevedo di chiedere ad Aldo Cursano, che c'ha un esercizio, quindi è un esempio reale, il 2%, e un'altra offerta il 3%, io che ho offerto il 2%, prenderò il doppio di punti, vengo considerato virtuoso dalla normativa, perché non opprimo, diciamo, l'esercente quanto la seconda offerta. Quindi prenderò più punti io, che pretendo da Cursano una percentuale più bassa per convenzionarlo rispetto all'altro. Se non che la gran parte degli introiti ormai
per gli emettitori derivati dai servizi aggiuntivi che sono invece non calcolati ai fini della gara. Quindi noi proponiamo invece di, rispettando la volontà del legislatore, che era quella di premiare, diciamo, in modo inversamente proporzionale dalla più bassa commissione pretesa dall'esercente alla più alta, di sommare questi due valori e di attribuire quindi i punteggi sul totale che effettivamente l'esercente si trova a dover pagare all'emettitore e non soltanto su una voce. Infine, ultima proposta, diciamo, per eludere, anche nel nostro settore, siccome le cose sono complicate, spesso i contratti tra emettitore e punto vendita sono fatti di vari fogli, scritti piccoli piccoli, insomma, che spesso l'esercente non ha la pazienza di leggersi o non capisce bene, oppure come Cursano prima che non aveva messo gli occhiali non arriva proprio a leggere, quindi noi proponiamo di rendere obbligatorio, diciamo, il documento di sintesi, cioè un documento scritto a stampatello, bello alto, perché andiamo, diciamo, come popolazione a invecchiare, insomma, quindi che possiamo leggere anche senza occhiali da presbite, in cui sono riepilogate tutte le questioni essenziali del contratto, soprattutto quelle, diciamo, che hanno un contenuto economico, in modo che l'esercente sia consapevole di quello che firma, insomma, perché non sapete quanti, diciamo, firmano senza essere consapevoli, insomma. La terza proposta, e mi avvio a concludere, perché la terza, quarta e quinta sono più corte, sono le verifiche cosiddette di congruità. Tra gli addetti ai lavori, e non solo per il settore dei buoni pasto, verifiche di congruità, cioè io, impresa, presento un'offerta, sembra anomala, perché non si può dire che ci sia un'anomalia automatica, cioè sembra in perdita, cioè che l'impresa ha dei costi superiori ai ricavi, non è possibile negli appalti pubblici aggiudicare a offerte in perdita, quindi l'impresa viene chiamata a giustificare la congruità, cioè l'equilibrio economico della sua offerta. Qui non c'è addetto ai lavori, o quasi, insomma, anche dentro le stazioni appaltanti, che non riconosca che ormai nel nostro paese le verifiche di congruità in tutti i settori, non solo nei buoni, in tutti i settori appalto, non solo nei buoni pasto, sono diventati un formalismo, cioè passa, diciamo, purché ci sia un'abilità nel confezionare le giustificazioni, passa, diciamo, qualsiasi cosa. Quindi noi proponiamo, diciamo, che Governo e Parlamento, nel recepimento delle nuove direttive, si pongano molto seriamente questo problema, se no i prossimi anni saranno bui, diciamo, avremo sistematicamente, diciamo, offerte anomale, con le imprese che poi recuperano in qualche modo, nel nostro settore sappiamo come, diciamo, questa disequilibrio economico della loro offerta. E abbiamo formulato un'ipotesi di carattere tecnica, testuale, che non sto qui a leggere, è l'articolo 69 delle nuove direttive, facendo riferimento alla direttiva 24, cioè quella dei settori ordinari. La quarta sono i controlli in fase di esecuzione. Qui la direttiva nuove ci aiutano, perché spingono, anche se l'articolato è snello, spingono perché effettivamente si potenziano i controlli in fase di esecuzione. Nella fase di offerta e nella fase di giustificazione di congruità, le imprese in tutti i settori giustificano e sostanzialmente dicono che cosa faranno nella fase di esecuzione, ma poi molto spesso, diciamo, questo non viene fatto perché i controlli da parte della committenza sono carenti. Questo incentiva l'azzardo morale, lo chiamano gli economisti, cioè io offro delle cose che non potrei offrire e quindi le mie offerte sono economicamente insostenibili, perché poi conto sul fatto che non verrò controllato, quindi una parte degli impegni che prendo non li effettuerò, non li eseguirò effettivamente, e quindi recupererò quella parte dei costi che fa presentare. Quindi non sembra, ma molte offerte economicamente insostenibili sono tali perché si offrono delle o si danno delle giustificazioni che non sono reali, perché poi, diciamo, i controlli sono carenti. Anche qui è l'articolo 70 della nuova direttiva, diciamo, abbiamo ipotizzato una formulazione che potrebbe aiutarci. Infine, finisco, noi riteniamo, diciamo, che per la tranquillità di tutti, ma soprattutto delle imprese dei punti vendita, occorre aumentare, diciamo, la garanzia di solvibilità del sistema, e per questo proponiamo che il legislatore, nella salvaguardia e aggiornamento della disciplina specifica del settore di buoni pasto, quindi con riferimento anche
agli appalti della committenza privata e non solo pubblica, preveda l'obbligo degli emettitori di istituire al proprio interno dei fondi di garanzia in percentuali da definire prudenziali, perché non possiamo ammazzare le imprese, ma comunque riteniamo che anche se diciamo, adottate in misura prudenziale possano aiutare diciamo, il rafforzamento della solvibilità del settore, in percentuale rispetto al fatturato, naturalmente, in modo che diciamo, a maggiori dimensioni corrisponda un più forte impegno. Con questo ho terminato, come già diceva Tina Napoli, il nostro sguardo è rivolto a tutto l'iter del recepimento delle direttive, quindi è un lavoro lungo un anno, che oggi inizia, non finisce. Attualmente siamo al Senato, speriamo che il senatore Esposito, che è uno dei due relatori al disegno di delega preparato dal Governo, che è in discussione in Commissione VIII al Senato, arrivi, che anche se non ci ha sentito conosce le nostre proposte. E quando il Parlamento avrà finito di discutere i principi delega, il Governo, con capofila il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e quello deputato a scrivere materialmente il testo di recepimento, il termine ultimo per il recepimento previsto dalle normative comunitarie è febbraio 2016. Quindi per questo dico abbiamo di fronte, vabbè, il Governo vorrebbe far prima ma non ce la farà perché sta ancora al Senato in discussione la legge delega, quindi per quello dico è un lungo percorso che richiede un presidio, un monitoraggio, una capacità di proposta e di interlocuzione efficace e prolungata da parte nostra, per cui questo, insomma, con questo ho terminato per il momento, ma quello che ci aspetta, se saremo d'accordo a condurre assieme questo lavoro, è un lavoro piuttosto prolungato. Grazie dell'attenzione. Allora andiamo avanti in attesa del senatore Franco. Beh, io a questo punto chiamerei a sentire il punto di vista delle organizzazioni sindacali, insomma CGIL, CISL e UIL. Cominciamo con il dottor Rosario Strazzullo, coordinatore area contrattazione CGIL. Lo invito a venire sul palco. Sì. Insomma, se è vero che siamo quelli che mangiamo, insomma, se non diamo più valore al cibo, mi sa che siamo messi male, insomma. Insomma, tra andare in gara con una matita, una gomma che magari può essere ottimizzata rispetto, insomma, all'uso della cancelleria in un sistema, voglio dire, invece pensare al massimo ribasso sulla alimentazione dei nostri figli, dei nostri lavoratori, insomma, penso che dovrebbe fa riflettere, anche se è vero che lo slogan di Expo, insomma, il cibo è energia vitale, insomma, ma se non ci mettiamo un po' di vitalità qua, mi sa. Quindi comincerei con il rappresentante CGIL. Prego. Come hanno ricordato i relatori che mi hanno preceduto, in particolare Franco Tumino, abbiamo noi già partecipato, sì, come organizzazione sindacale confederale, a tutta la fase che in qualche modo è intervenuta sulla normativa della legge di stabilità, e chi conosce un po' questa materia sa che non è stato un risultato da poco. Noi contrattiamo i buoni pasto sostanzialmente nella contrattazione secondo livello è da anni, e diciamo questo elemento dell'esenzione fiscale, dei livelli di esenzione fiscale ha avuto per tutta una fase un certo impatto anche sul valore di emissione dei buoni stessi. Quindi insomma, è un risultato importante a cui abbiamo contribuito anche con un'iniziativa alla quale abbiamo partecipato. E ora, oggi ci viene chiesto di continuare un confronto, di partecipare a un tema che ci sta molto a cuore, che riguarda diciamo, gli appalti, le procedure in sostanza. Ma noi possiamo dire tranquillamente che ci ritroviamo, parlando di una normativa di settore, ad applicare alcune diciamo, indicazioni di ordine generale che per esempio CGIL e CISL UIL hanno presentato al Senato in particolare, e presentate anche pubblicamente sulla materia del recepimento delle direttive.
Nel confronto che abbiamo avuto al Senato, per esempio, noi abbiamo sempre rivendicato un'attenzione particolare al tema dei servizi. Ovviamente la nostra attenzione è sui servizi labor intensive, ma questo non ci permette poi di dare un contributo anche in un settore come questo che nel settore dei servizi ha anche una sua specificità, anche se ci sono numeri interessanti di valore delle transazioni, di valore economico di settore, di numero di imprese coinvolte, di numeri di lavoratori che utilizzano di questo servizio. Quindi da questo versante ci ritroviamo in un settore specifico, un tema che stiamo affrontando più in termini generali. E ovviamente, insomma, venendo un po' anche alle proposte di merito che qui sono state avanzate, è chiaro che quello dei criteri di aggiudicazione, utilizzando il linguaggio dell'attuale codice, e di come questi criteri di aggiudicazione, offerta economicamente più vantaggiosa, massimo ribasso, insomma, saranno portati nel nuovo codice, che dovrebbe essere il processo finale dell'attuazione delle direttive. Ecco, questo tema ovviamente per noi è un punto importante. E bisogna dire che il Parlamento ci sta anche sfidando, il Senato in particolare ci sta sfidando. Ora non so se ci raggiungerà il senatore Esposito, ma quando lui è intervenuto alla nostra iniziativa unitaria ha detto, in sostanza, ci ha sfidati sulla nostra proposta, ma anche la proposta di questa iniziativa dell'offerta economicamente più vantaggiosa. E ci ha detto, in sostanza, l'offerta economicamente più vantaggiosa in generale, non parliamo di questo settore, poi è un criterio di aggiudicazione che predetermina il risultato finale. E ci ha sfidato a dimostrare che non è così. Ecco, noi in questo caso qui si avanzano delle proposte per noi molto interessanti, perché insomma, per questo settore, come potremmo dimostrarli per altri, l'operazione è possibile. In sostanza. E quindi da questo versante. E poi sempre il Senato ci ha chiesto, ma indicateci dei settori da escludere dalle procedure del massimo ribasso. E ci stiamo lavorando con le nostre categorie che voi conoscete bene, con le quali abbiamo anche dei contenziosi contrattuali, non di secondo piano, però insomma stiamo cercando di indicare i settori da escludere dal massimo ribasso, secondo le indicazioni delle direttive qui richiamate, ed è un'operazione che stiamo provando a fare e contiamo di portare esempi concreti all'attenzione del senatore, della commissione che si occupa dei trasporti, che si occupa al Senato del tema, e anticipiamo qui, ma insomma quando ci raggiungerà il senatore Esposito gli chiederemo una nuova audizione, perché vogliamo ritornare, il processo va troppo a rilento. Le tematiche del lavoro in generale sono poco considerate e pensiamo di poter continuare questa nostra iniziativa con queste proposte, ripeto, di ordine generale, ma in questo caso qui riportate in un settore specifico. Così come tutta la parte che diceva Franco Tumino in relazione al, diciamo, anche alle normative specifiche di settore. Ora, noi amiamo, come dire, insomma, siamo portati al confronto con le imprese. Quindi quando le imprese in qualche modo ci hanno fatto notare che il processo di semplificazione del codice ha una sua, diciamo così, ha una sua importanza, ma poi bisogna stare attento a ciò che oggi è nel codice e ciò che c'è nella regolamentazione attuativa e quindi alle normative generali, ma anche alle normative di settore, noi ovviamente abbiamo capito che quella era un'obiezione giusta. Era un suggerimento che andava nella giusta direzione e lo abbiamo raccolto nelle nostre posizioni, ma la cosa vale qui per diversi settori, come è stato ricordato, così come è importante tutta la fase transitoria che qui è stata ricordata, perché noi avremo una fase in cui il vecchio codice non c'è più, il nuovo è ancora da costruire e rischiamo una fase di incertezza e di indeterminatezza preoccupante per le procedure e per le tematiche del lavoro, che per noi ovviamente sono molto importanti. Voi sapete bene che poi in qualche modo poi i processi rischiano di scaricarsi anche sulla parte un po' più debole della filiera. Ovviamente ci interessano molto anche i temi qui ricordati, cioè affrontati anche in altri settori, pensiamo qui al settore dei multiservizi, insomma, anche richiamato da Tumino nella sua relazione, ma come rendo effettivo
una volta definito che c'è un criterio di aggiudicazione migliore di un altro, come lo rendo effettivo? Come sottraggo dal calcolo di mestiere, di formule, poi che in qualche modo ciò che ho fatto uscire da una parte mi rientra da quell'altra parte? L'esempio che si porta qui è molto importante. E se noi in qualche modo questo metodo fossimo in grado di portarlo in diversi contesti di carattere settoriale, guardate che noi faremo un'operazione niente male, assolutamente interessante, che guarda gli interessi dei lavoratori, che guarda gli interessi delle imprese che vogliono lavorare correttamente, che guarda l'interesse dei consumatori, in un processo di trasparenza che penso che possa accomunarci tutti quanti assieme. Così come assolutamente di rilievo sono il fatto che le verifiche di congruità devono essere effettive e bisogna lavorare per migliorare molto la fase di controllo nell'esecuzione degli appalti. Anche questo è un processo di trasparenza che ci interessa assolutamente e che contiamo di portare assieme come organizzazioni sindacali confederali in un rapporto corretto con le imprese. Con il settore, ovviamente, fatte per il settore di cui stiamo parlando oggi, fatte tutte le verifiche del caso, anche insomma, diciamo così, delle nostre organizzazioni interne di categoria, che insomma hanno con le stesse imprese anche dei contenziosi contrattuali, lo ripeto, ma insomma in qualche modo contiamo di dividere, diciamo così, la parte di consenso dalla parte che ci vede anche in più anche in contrasto, perché è un'operazione giusta da fare, da portare avanti. Guardiamo anche altri modelli di carattere europeo. Se ci saranno le condizioni per un contributo unitario, c'è il nostro interesse a farlo, ma bisogna ovviamente, è un lavoro che per noi ha senso se fatto unitariamente, lato sindacale, in sostanza, non ha senso che singole organizzazioni partecipo, se matureremo tutti assieme anche che quella è la strada e la direzione giusta, è un'indicazione importante, guardiamo i modelli europei, guardiamo anche gli strumenti che ci sono nella legislazione europea. Così è come molto importante il fatto che si utilizzi anche questo piccolo esempio, ma importante, per rafforzare il processo di digitalizzazione del Paese e dei processi degli appalti del Paese. Tema delle direttive. Credo che il legislatore su questo punto sia stato abbastanza molto lungimirante e anche questo è un esempio, credo, che possa essere raccolto. Ovviamente anche il metodo mi sembra significativo. Su alcune tematiche le organizzazioni sindacali confederali, le imprese, le organizzazioni dei consumatori portano avanti un processo che prova a tutelare i problemi del lavoro, i problemi dell'impresa che vuole in qualche modo confrontarsi correttamente con le dinamiche di mercato, i problemi del consumo, e ovviamente solo per comodità noi dividiamo questi tre mondi, perché sappiamo che poi i punti, come dire, di intersezione sono molto forti. Potremmo in qualche modo anche verificare la possibilità di confronti congiunti di questo tavolo con le controparti, come qui è stato raccolto. Contiamo anche noi di portare avanti il rapporto con il governo, per continuare un'iniziativa importante di recepimento delle direttive che, come dicono le cronache all'ordine del giorno, è uno dei punti deboli dell'azione del sistema politico, governativo e di rappresentanza del nostro Paese sul tema degli appalti, con la grande attenzione al tema appalti dei servizi. Contiamo di fare un buon lavoro e siamo convinti di poterlo portare avanti. Grazie. Bene, adesso darei la parola al segretario confederale della CISL, Maurizio Bernà. Prego. Sì, grazie per questa occasione che noi abbiamo accolto volentieri questo ennesimo invito della nostra associazione a partecipare, a contribuire, come diceva prima il collega, ma anche l'amico Tumino pare già e ha funzionato in un altro ambito a settembre a produrre quantomeno un passo in avanti la legge di stabilità. Quindi ci auguriamo anche questa occasione, anche se mi pare che ci parliamo tra di noi, anche se siamo un luogo importante, decisionale, però insomma auguriamo che arrivi il messaggio, anche perché è importante questo incontro, perché alla fine ci troviamo in una situazione a trattare un tema generale che in questo caso anche nel settore insomma, dei buoni pasto, nel mercato dei buoni pasto, trova gli effetti negativi che in ogni settore. Cioè alla fine gli elementi finali della filiera, come avete detto, che sono nella parte esercizi, dall'altra parte lavoratori, sono quelli che poi qui si scarica tutti i problemi a monte che c'è di una pubblica amministrazione, di un sistema amministrativo complessivo
che ha ancora un atteggiamento molto formale nell'approccio della gestione dei trasferimenti, quindi delle forme di appalto, cioè concessioni, molto formale, tante leggi, ma è incapace di entrare in mezzo, ma ha scarsa organizzazione. Credo che sia il tema anche di questi giorni, di queste ore. Cioè l'illusione che questo Paese possa portare a controllo e regime, no? A superamento, tutti gli elementi distortivi dei fenomeni di appalti, quindi che sono tanti, non è solo, e che sono quelli, dalla corruzione, legalità, inefficienze, gli sprechi, tutto ciò che parla la cronaca, no? La scarsa, la dequalificazione delle stesse stazioni appaltanti, i costi sociali in termini poi sul non rispetto ai contratti operatori, sulla qualità del servizio, sono questi gli effetti. Pensare in questo Paese si possa ancora risolvere la legge, io credo che non ci crediamo più nessuno. La legge serve a fare passi in avanti, ma credo che quello che manca, lo dimostra la vicenda di Bonipasto, è, parlo perché ho sentito già gli interventi di prima, delle associazioni, quello che manca è, e qui ci vuole una legge normativa, regolamenti, tutto, ma un investimento, una capacità di riorganizzazione della macchina amministrativa. Cioè capace, non a caso, perché noi interventi, non ripeto le cose tra i colleghi, da tanti anni, specialmente quando è stato un po' deregolamentato il sistema degli appalti, abbiamo sempre detto, stiamo anche adesso, che alzando i livelli, diciamo, di sbarramento attraverso le tutele sociali e contrattuali, caso sociale, aspetto di contatto e quant'altro, non serve solamente a chi ci lavora, ma serve anche a fare da barriera, da evitare scorribande, diciamo, di concorrenza sleale tra soggetti e imprese, e quindi alla fine effetti sociali. Ed è un elemento che non riusciamo finora a sfondare. Ci auguriamoci, l'abbiamo detto in audizione, credo, nel mese di febbraio, al Senato, e ci auguriamo stavolta venga colto. Non è un caso che noi spingiamo sempre là, non perché facciamo una rappresentanza di parte, ma crediamo che se finalmente tutte le forme, ecco, in questa fase in cui ci vorranno codici di appalti e delle concessioni che recepissero norme europee, con molta carezza va alzato il livello, e vedete, tanti sociali da parte, come stato leale, e scarsa qualificazione e servizi. Credo che sia un elemento, noi lo chiediamo, e credo che anche questo chiederlo assieme in associazioni di imprese e lavoratori, è un elemento di tutela sia del lavoratore che delle imprese, ma anche di sbarramento. Sembra banale, ma è un concetto che non entra in testa al legislatore e anche al governo, no? E spesso si trovano, da 20 anni, si trovano sempre alibi di norme e direttive europee per evitare questo. Credo che sia il momento, oltre nel caso specifico, che questo entri con forza nel dibattito di questo Paese. Cioè, si parla sempre degli appalti, sempre della macchina amministrativa, per gli aspetti legislativi che ci sono, ma non si affronta questione a monte. Credo che questo sia un elemento essenziale, e credo che anche qui, la questione del ripasto, che può sembrare un elemento nuovo, ma parliamo di appalti di beni e servizi, quindi in questo caso di servizi, che non ripeto, è ovvio che il lavoratore che poi usufruisce di questo no benefit economico, di questo servizio che sceglie liberamente di esercitare dove vuole, deve essere condensato ad essere poi succube di un macchingegno che poi alla fine, che diceva, lo diceva lei poco fa, alla fine è un effetto sulla qualità e anche sulla salute. Quindi credo che uno Stato, un'amministrazione, questi elementi di natura generale deve portarli al centro, e questo è importante, per cui, ma c'è anche un meccanismo anche importante di controllo, per questo noi proponiamo, insomma, non essendo un buono pasto un privilegio, ma è un diritto preciso, che peraltro è frutto molto spesso di accordi contrattuali, sia di settore, ma anche aziendali, che venga appunto, e peraltro le dimensioni in cui questo ormai è sviluppato, si parla di 1,5 milioni di persone che usufruiscono, di cui circa 1 milione solamente nell'amministrazione pubblica come dipendenti, credo che meriti più attenzione. Quindi è chiaro che ci vuole, bisogna definire un sistema che sappia appunto anche qui coniugare il giusto guadagno per chi produce questo bene e l'aspetto sociale di qualità del servizio per l'autore. Questo è un punto di equilibrio delicatissimo, perché non stiamo parlando di appalti, di tecnologia, di forniture materiali, stiamo parlando di un trasferimento, un servizio, e quindi qui non ci sono meccanismi di controllo a monte, le cose ha detto voi. Per cui nel merito delle questioni, quindi è chiaro, io posso dire quello che vuole, in questo Paese per tanti anni, e ancora c'è qualcuno che la pensa così, io vengo dall'edilizia come formazione, il principio del massimo ribasso è sempre stato equiparato al principio di massima trasparenza.
è la grande ipocrisia e idiozia di questo paese, perché lì si proprio sono delle delizie, sono siciliani, quindi capite che esperienza vengo, proprio nel massimo ribasso che ci sono gli elementi non solo di infiltrazione, corruzione, bassa qualità, rischio della qualità del prodotto, ma c'è anche tutto lo schiacciamento verso il basso dei fruitori finali, compreso le stesse amministrazioni che erano. Quindi credo, il problema è che in questo momento non c'è altro strumento con le cofestime di aggiudicazione, è quello dell'offerta veramente più vantaggiosa. Il problema è che questo richiama un'assunzione di responsabilità che purtroppo la politica non si vuole prendere ai vari livelli. Che qualunque non c'è un sistema di aggiudicazione perfetto. Questo è quello perché consente un mix di punteggio sulla base dell'esperienza, ed è chiaro che non può essere solamente il fattore prezzo, deve essere un fattore anche di qualità o di controllo, come poi si esercita nella rete, va a mettere a punteggio anche la rete. È chiaro che questo presuppone una capacità non di controllo formale dell'amministrazione, di una capacità di controllo nei fatti, affinché questo non avvenga, e quindi che l'offerta aumento aggiudicazione coincida con il reale servizio, evitando tutti gli effetti distorsivi che vanno evitati, perché anche i servizi, diciamo, in appalto, i sistemi in appalto di servizi non materiali, diciamoci così, non tecnologia, costruzioni, tanti, e la amministrazione stanno diventando oggetto di bassa qualità e anche di corruzione, di intermediazione, e quindi mette insieme più che sistemi impresa, diciamo così, o organizzati in concorrenza, sistemi di intermediazione illecita, quello che è il nuovo elemento che si fa anche difficilmente, è difficile anche indagare e intercettare, quelle organizzano i pacchetti proprio dei clienti che poi intercedono con meccanismi strani. Allora lì ci vuole un meccanismo chiaro, ed è solamente quello al momento, questo caso, quindi io concordo, le proposte che ho sentito di mettere 5 poste di Tumino, le concordiamo pienamente, da mettere sul tavolo, non tanto con l'aumentazione specifica del settore che va costruita, ma intanto di trovare nella definizione del codice appalti questa scelta. Chiaramente fatta, ci auguriamo, un nuovo sistema di valutazione di legge, non è il problema risolto, il problema è quello serio che riguarda la capacità organizzativa, e mi riferisco al problema generale. Un'eccessiva frammentazione delle stazioni appaltanti produce un costo del servizio inadeguato, ma produce anche la possibilità, frammenta anche l'offerta, frammenta, quindi indebolisce l'offerta e permette tanti inserimenti di strane, e quindi non più i soggetti imprenditoriali certificati come, diciamo, seri, strutturati e competitivi, ma soggetti che vanno dagli avventurieri ai riciclatori di soldi sporchi, vediamoci chiaro, quindi girano soldi. Quindi è bene che ci sia, le proposte storiche nostre, una aggregazione delle stazioni appaltanti, non per un fatto di centralizzazione da spendere IVA, per un fatto perché più centralizzi, più puoi qualificare lì in termini organizzativi la capacità di progettazione, in fase di aggiudicazione, in fase di controllo del merito e in controllo anche dopo, successivamente, nell'attuazione del servizio così da. Ecco, noi dobbiamo puntare esattamente a questo. Ci auguriamo, sono le proposte che abbiamo fatto, come diceva l'amico poco fa, abbiamo fatto anche sia in convegno che in audizione, che questo venga accolto. Quindi noi abbiamo visto benissimo questo vostro invito, questo ulteriore momento di confronto, perché credo questo settore appunto ha in sé tutti i rischi che è tipico di un sistema pubblico che appalta servizi, che guarda proprio il suo interesse immediato, quello buono, di risparmiare nel costo e non si provoca gli effetti che scatena a catena. E quindi credo che anche fare fronte, una sana alleanza, diciamo, su progetti e obiettivi e non su interessi chiari, espliciti, credo possa aiutare anche in questa fase sia il legislatore, sia la politica in solaco che il governo a comprendere, a capire che va fatta una svolta in questa direzione. Cioè, per fare in modo che il dibattito di queste settimane, molto televisivo, molto affascinante e accattivante, tutto fatto dei supereroi che da soli risolvono i problemi, ma il problema è molto serio, molto profondo e riguarda... Cioè, io seguo la pubblica amministrazione, lo diciamo da mesi come CISL, cioè il problema non è fare un'altra riforma della pubblica amministrazione, avremo bisogno di uno Stato che si preoccupa di come riorganizza la sua capacità di erogare e offrire servizi. E questo è quindi è come spendere e investire lì le migliori qualità che hanno, sia di funzionamento, ma di procedure, ma anche di organizzazione,
stessa, ma anche di personale e dirigenti, a fare in modo che coincida l'esigenza di risparmiare, l'esigenza di avere un'offerta di qualità, servizi di qualità e interlocutori privati, seri, trasparenti, legali, imprenditorialmente organizzati, con l'esigenza di offrire servizi adeguati a chi lavora e alla comunità. E credo che questo è un tema che noi dobbiamo, in tutti i settori, anche in questa occasione, rilanciare e mettere a centro il dibattito. Ringraziamo Maurizio Bernava per il suo intervento e nulla, do un'informazione che mi ha riferito appunto Tomino. Il senatore mi dice che è in audizione proprio sulla tematica, sul codice e non sa se riuscirà a venire. Comunque anche con lui, come con Nencini, insomma, faremo insomma, una rappresentanza ristretta delle parti e faremo in modo di marcarlo stretto. So che i temi, gli argomenti, le proposte le ben conosce, però occorre insomma insistere. Ultimo intervento, ma non per importanza, è la Tiziana Bocci della segreteria confederale UIL. Qui bisogna un attimino anche su questa partita per dare uno stimolo. Qual è l'interesse prioritario rispetto a queste forme? Cioè, se l'interesse prioritario è quello del lavoratore, dare una giusta e sana alimentazione che poi si ripercuote come migliore e più proficua anche produttività, allora si fanno alcune cose. Se si tende in qualche modo a valorizzare la qualità del servizio, del momento della socialità, della pausa a pranzo, si fa in modo che l'impresa sia nelle condizioni di poter competere sulla qualità del proprio servizio. Se l'interesse è quello del committente, allora è chiaro che la situazione in essere è questa, ma voglio dire, ma alla fin fine chi paga? Allora ecco perché è molto molto forte anche il messaggio di Rosario Strazzullo fatto all'inizio. Cioè qui è l'interesse generale che deve prevalere. Cioè deve essere premiato chi lavora, non chi specula. E fare in modo che tutte le parti che fanno parte di questo percorso abbiano una giusta, come posso dire, valorizzazione. E su questo insomma mi piacerebbe sentire appunto Tiziana Bocci, perché ripeto, qui si tratta di stabilire se siamo sicuri che si può venire incontro a chi lavora, a chi produce, a chi dà il servizio o chi continua insomma a pensare solo sulla speculazione. Prego. Grazie, intanto ringrazio tutti voi per aver consentito un'ulteriore nuova riflessione su questo tema e mi auguro che, come i colleghi dicevano, il primo appuntamento che già si è svolto con questa formazione ha prodotto un risultato sicuramente positivo, che è stato quello dell'innalzamento della parte defiscalizzata dai 5,29 euro ai 7 euro, anche se solo per i buoni pasto elettronici, ma insomma ci sembra già un risultato importante. Io mi auguro che anche questa riflessione di oggi possa produrre un ulteriore risultato positivo. Io ho sentito in questa sala cose che da tempo non sentivo e lo ascoltate con grande piacere. Voi tutti avete parlato di responsabilità sociale di filiera. Lei adesso ha parlato di interesse generale. Di solito queste sono, come dire, sono due punti di riferimento che le organizzazioni sindacali hanno sempre fatto proprie ed è importante invece che questo sia diventato, come dire, un patrimonio comune, quindi un filo conduttore attraverso il quale costruire una nostra, io mi auguro, comune proposta, in questo caso particolare ovviamente, per contribuire a far sì che venga alla fine fuori un testo unico degli appalti. Riprendo il titolo di questa vostra iniziativa quando parlavate di gare eque con caratteristiche eque e solidali e sostenibili. Ecco, noi potremmo augurarci di avere un nuovo testo unico che fa proprio e recepisce le direttive europee, che riarmonizza una legislazione molto frammentata che è presente e contraddittoria che è in questo presente nel nostro Paese e che possa diventare davvero un punto di riferimento equo, sostenibile, quindi con la caratteristica principale della trasparenza. Diceva il collega
Dice, il momento in cui ci stiamo qui trovando oggi a discutere è proprio un momento sensibile dal punto di vista del dibattito pubblico, più che altro molto televisivo, giornalistico, intorno al tema degli appalti, ovviamente in particolare degli appalti pubblici. Il tema che ricorre è quello della corruzione e della illegalità. Io credo che abbia ragione Cantone quando ripete continuamente da tutte le parti, come dice lui, ci manca che mi chiamano anche a Sanremo, ma lui ripete costantemente questo, ovvero sia che nel nostro paese, al di là degli strumenti che devono essere rivisti e ricostruiti in questa ottica, come dire, di trasparenza, manca una cultura della legalità che con gli anni è venuta progressivamente meno. E questo purtroppo è un dato di fatto dal quale noi non possiamo prescindere per ricostruire, perché il nostro compito è immaginare e costruire nuovi strumenti che abbiano alla base questo principio. Altrimenti qualsiasi cosa noi riusciamo a mettere in campo torna ad essere uno strumento, qualcuno prima lo diceva, magari una buona regola, ma che ha poi una qualche virgola, una qualche modalità interpretativa tale per cui, fatta una regola, si trova il meccanismo per aggirare la regola stessa. Questo è un lusso che non ci possiamo permettere ovviamente nella discussione che stiamo facendo oggi per il tema che noi stiamo oggi affrontando, ma che non si può più permettere questo Paese. Quindi ben venga, diceva il collega, io mi auguro una sana alleanza, no? Una sana alleanza, ovvero sia quella di tutti coloro che vogliono contribuire a combattere, quindi a rendere realizzabile una battaglia per intanto un cambiamento per l'affermazione della cultura della legalità. Tornando a noi, come dire, al merito ovviamente del tema che ci avete proposto e anche poi delle proposte che voi avete messo in campo, ovviamente noi siamo interessati da tre punti di vista. Uno è quello più strettamente contrattuale, come lei diceva, ed il fatto che negli anni progressivamente il buono pasto è diventato uno strumento contrattualmente previsto, maggiormente ovviamente dalla contrattazione di secondo livello aziendale o territoriale, come elemento di sostegno al reddito per le sue caratteristiche che prima dicevo. E quindi è diventato sempre più nel tempo uno strumento importante da questo punto di vista. È chiaro che nel diventare uno degli strumenti di sostegno al reddito deve essere uno strumento correttamente esigibile. Quindi noi abbiamo vissuto e ancora viviamo degli elementi di criticità da questo punto di vista, e quindi noi vorremmo con voi ovviamente fare in modo che nella filiera di cui noi parliamo questo elemento diventi un elemento correttezza, adesso mi viene di correttezza comportamentale, nel senso che se io do ad un lavoratore una parte del reddito in questo modo, poi il lavoratore deve poterne usufruire. E arrivo al secondo punto, noi siamo interessati, lo diceva la dottoressa Napoli prima molto meglio di me, siamo interessati che questo divenga, oltre a questo, anche uno strumento di tutela della salute. Voi avete citato Equal. Tu vieni dal settore edile, io vengo dal settore alimentare e quindi ho lavorato molti anni nel settore dell'agroindustria e quindi noi siamo un paese di grandi eccellenze alimentari, siamo anche un paese che, tornando al discorso di prima, spesso si dimentica di averle e quindi non le tutela, quando non anche... invece mette in campo contraffazioni che mettono in discussione anche il buon lavoro di tante sane imprese, di tanti lavoratori e lavoratrici che lavorano in questo contesto. Quindi lo strumento deve garantire, deve tutelare la salute del lavoratore. Quindi da una parte abbiamo le aziende emettitrici, dall'altra abbiamo i pubblici esercizi che devono garantire a coloro, in questo caso i lavoratori interessati, ma ovviamente al sistema dei cittadini più in generale, un'offerta alimentare che sia un'offerta alimentare che tutela la salute dei nostri cittadini. Expo
è uno, in questo momento, uno dei punti di eccellenza attraverso il quale si vuole rilanciare l'agroalimentare in termini generali, nutrire il pianeta e soprattutto l'agroalimentare italiano, io credo che noi dovremmo tutti quanti insieme immaginare di lavorare per raggiungere questo obiettivo, e ogni soggetto che fa parte di una filiera più allargata da questo punto di vista non può ovviamente che rispondere a questi principi, quindi tutela della salute e garanzia di cibo di qualità. Io aggiungo anche che nell'etichetta che i cibi devono avere dovrebbe anche esserci un cosiddetto bollino di qualità lavoro, come l'abbiamo chiamato noi unitariamente nel settore alimentare, ovvero sia che il consumatore, che è sicuramente anche un lavoratore, ma che è un cittadino comunque più in generale del paese, deve sapere che quel prodotto è tracciabile in ogni sua fase e che è anche fatto con un lavoro, di qualità, dove, quindi in aziende che rispettano le leggi e i contratti di lavoro. Questo è un altro elemento fondamentale per rendere, come dire, per fare della filiera una filiera veramente a responsabilità sociale. L'ultimo pezzo, ovviamente, l'ultimo fronte è quello che riguarda più in generale, lo dicevo prima, la tutela non solo del consumatore, ma del cittadino nel suo insieme. E quindi, tornando all'argomento di oggi, voi avete posto l'accento soprattutto sul problema delle gare d'appalto e quindi sulla necessità di superare il ricorso al massimo ribasso. Questo non può che vederci d'accordo. Come voi sapete, uno dei punti centrali, lo dicevano i colleghi, delle proposte che noi abbiamo fatto unitariamente in questa iniziativa, ma che abbiamo ribadito in commissione, in audizione al Senato, che intendiamo ovviamente continuare a ribadire nel percorso che noi ci auguriamo anche rapido di recepimento appunto delle direttive, che quindi non si arrivi all'ultimo minuto come di solito facciamo, lasciando un sistema che è quello che abbiamo sotto gli occhi di tutti in balia di questa situazione. Attenzione, sicuramente noi abbiamo il problema di marciare verso una direzione diversa, quella che favorisce l'offerta economicamente più vantaggiosa, però diceva bene il collega prima, cioè non facciamo entrare dalla finestra quello che abbiamo provato a far uscire dalla porta. Cioè noi dobbiamo fare in modo che dentro questo sistema, poiché tra l'altro l'elemento più critico in tutto questo percorso può diventare e diventa normalmente il costo del lavoro, noi abbiamo il lavoratore che paga due volte, paga a volte con la perdita occupazionale, paga a volte con una contrazione del proprio reddito. Quindi l'interesse della filiera è un interesse allargato, perché appunto la filiera sono sicuramente le aziende emettitrici, sono sicuramente gli esercenti, dentro ci sono coloro che lavorano nelle vostre imprese e coloro che usufruiscono, come dire, dei buoni pasto, e quindi deve essere noi dobbiamo immaginare la costruzione di una proposta che metta insieme gli interessi appunto generali di questo sistema. La nostra proposta, come voi sapete, parte dalla riduzione delle stazioni appaltanti, passa attraverso l'affermazione che le aziende devono presentare il DURC per avere, come dire, una maggior trasparenza dei soggetti abilitati a concorrere alle gare d'appalto. Abbiamo riproposto con forza il fatto del minor ricorso possibile ai subappalti,
e in questo ribadendo una responsabilità solidale dell'impresa che appalta nel rispetto, appunto, dicevo prima, delle norme di legge a tutela della salute, della sicurezza e comunque dei contratti. Quindi noi abbiamo costruito nei confronti di questa, nella revisione, diciamo, di questa normativa, una costruzione che punta ad una corretta tutela del lavoro, ma che non solo punta ad una corretta tutela del lavoro, ma che mette insieme anche un sistema di procedure, come voi dicevate, che siano ovviamente trasparenti e leggibili, tali da garantire, ed è per fortuna nostra la maggior parte di questo paese, tutto quel sistema impresa che invece, come diceva il collega, è assolutamente sano e che sanamente concorre con regole e principi di correttezza in questo sistema. Noi dobbiamo fare in modo che portare a casa, noi ce lo auguriamo, quindi un provvedimento che nel rilanciare la cultura della legalità in questo paese tenga, come dire, dentro le ragioni della parte sana di questo paese. Il mondo del lavoro ovviamente ne è una parte centrale. Ho ascoltato le proposte del dottor Tumino e a me sembrano proposte sulle quali noi possiamo continuare a riflettere, mi auguro positivamente, insieme. Credo che partendo dalle vostre richieste questa possa rappresentare un ulteriore fronte, no? Nei confronti del governo per costruire una normativa adeguata per rilanciare anche l'economia sana di questo paese. E quindi mi auguro di riprendere, insomma, in tempi brevi questo percorso di riflessione, anche se in altre sedi. Mi dispiace anche a me che siano le nostre controparti politiche siano occupate in altre faccende evidentemente importanti. Noi crediamo che il confronto tra parti sia l'elemento essenziale per costruire positività nel Paese. Io mi auguro che, al di là degli impegni che il Senatore e il Sottosegretario oggi hanno avuto, possano in tempi brevi dar gambe alla proposta che hanno fatto, quindi di un incontro di merito su questo argomento. Mi auguro di un confronto più generale di merito per portare, ottenere tutti insieme un risultato positivo per la tutela delle imprese sane, per la tutela del lavoro e per la tutela della crescita di questo Paese. Vi ringrazio. Grazie per il suo intervento, Tiziana. Io penso che siamo arrivati al momento un po' di concludere. Io mi permetto solo di evidenziare questo aspetto. La qualità di un prodotto, di un servizio, quindi un bollino che possa in qualche modo certificare questo aspetto, ricordiamocelo sempre, ha un costo. La qualità vuol dire un processo produttivo, vuol dire in qualche modo rispettare la sicurezza, rispettare la qualità del lavoro. Quindi in qualche modo il fattore prezzo è il risultato comunque di un processo. Quando io dico che la responsabilità di tutti è, ma la miseria, se abbiamo detto e abbiamo concordato 7 euro per darti questo strumento sostitutivo di mensa, dobbiamo salvaguardarlo, perché intorno a quel 7 probabilmente si rispettano quei processi qualitativi di servizio, di qualità. Se non invece questo 7 mi diventa 5,20, mi comprendete bene che lì è difficoltoso per stare sul mercato, si tagliano alcune cose, ma necessariamente molti non ce la fanno e si rischia poi di tradire, come posso dire, la missione. Ecco perché io ritengo che già le committenze hanno capito che mantenere le loro mense interne probabilmente era un grande costo, probabilmente un rischio, una responsabilità. Si è condiviso uno strumento
sostitutivo e alternativo per poter offrire una rete diffusa all'interno del quale uno si possa alimentare, scegliendo e premiando magari dove andare, no? Su criteri, insomma, in qualche modo. E quindi, voglio dire, c'è già un grande vantaggio contributivo, defiscalizzato, mi parlava appunto la Tiziana, insomma, no, insomma, è uno strumento di sostegno al reddito. Ma voglio dire, c'è già tutti questi benefici. Perché, voglio dire, bisogna anche consentirgli quel valore contrattualmente previsto e condiviso di specularci sopra e mettere in difficoltà tutte quelle parti che sostanzialmente alla fin fine rappresentano e devono garantire il servizio? Ecco perché io ritengo che questo momento, proprio a prescindere dalla parte politica che è informata, ma come posso dire, la condivisione della responsabilità, del rischio, avere in mente che bisogna sostenere, come diceva lei, chi opera bene, correttamente, nella legalità, deve essere il valore di riferimento di una comunità. Io penso che oggi questo segnale, che insieme si tende a premiare chi opera bene e correttamente sul mercato e penalizzare chi invece tende a speculare, io penso che sia un valore di riferimento che, grazie a Tomino, questo continuo rapporto di dialogo, di tessitura, di complessività, ma siamo arrivati a un livello di maturazione che io penso forse ci rafforza anche nelle interlocuzioni, insomma, istituzionali. Quindi vi ringrazio di cuore per voi tutti, per i convenuti, e niente, alla tappa successiva, caro Tomino, che tu dovrai ben marcare stretto come sai fare, ma penso che non ti sfuggiranno. Grazie a tutti e buona serata.